Mi chiamo Giulia, sono una ricercatrice in ingegneria elettronica. Io sono nata in Umbria, a Spoleto, e mi sono trasferita a Milano proprio per studiare al Politecnico di Milano. E mi sono iscritta ad ingegneria informatica come laurea triennale. Durante il mio percorso di studio ho capito che invece gli aspetti che mi interessavano di più erano quelli legati all'ingegneria elettronica. E quindi ho cambiato dopo la triennale il mio percorso, mi sono iscritta alla laurea magistrale in ingegneria elettronica, ho fatto il dottorato ed ho proseguito con l'attività di ricerca sempre qui al Politecnico. Faccio ricerca nell'ambito della progettazione elettronica per rivelatori di luce, in particolare di segnali di luce estremamente deboli a livello della singola particella che compone il segnale luminoso, ovvero il singolo fotone. Questo tipo di elettronica ha applicazioni in tantissimi ambiti che vanno dall'ambito biomedicale. Grazie all'utilizzo di queste tecniche non invasive è possibile distinguere tra una cellula sana e una cellula malata, alle applicazioni spaziali come ad esempio lo studio da satellite della composizione dell'atmosfera per valutare i cambiamenti climatici. Il mio percorso di scelta non è stato molto netto, e infatti per questo vi dico di iniziare e provare, non farvi magari spaventare da un percorso di studi. Dopo aver finito il liceo scientifico, infatti, non sapevo quale sarebbe stata la mia strada, avevo tante idee e tanti ambiti che mi interessavano. E quello che mi piaceva di più studiare a scuola era stata la matematica, soprattutto la matematica applicata, ed è questo che mi ha spinto un pochino di più verso l'ingegneria. A questo punto ho provato, mi sono iscritta, come dicevo, a ingegneria informatica, ma poi il mio percorso si è definito all'interno della carriera universitaria. Dopo aver fatto la triennale in ingegneria informatica ho capito che invece mi interessavano appunto di più altri aspetti e mi sono spostata sulla progettazione elettronica. Un impatto molto importante hanno avuto sicuramente alcuni dei docenti che ho avuto alla triennale, in particolare il docente di Fondamenti di Elettronica che mi ha trasmesso la sua passione per questa materia. Uno dei momenti più significativi della mia carriera è stata la prima volta che sono entrata in un laboratorio di ricerca. Ho avuto la possibilità durante il percorso triennale di partecipare all'attività di ricerca e lì ho sentito che quella era la mia strada, perché avevo molta passione verso l'attività di ricerca, mi piaceva stare in laboratorio e lì mi sentivo bene. Per la prima volta ho avuto la possibilità di mettere in pratica quello che stavo studiando, e questo è stato un momento molto significativo del mio percorso. Il mio percorso al Politecnico di Milano è stato sicuramente impegnativo, ma molto stimolante, molto affascinante ed anche molto vario, quindi ho avuto la possibilità poi di affrontare diversi aspetti. E una delle paure più grandi forse quando si finisce il liceo è che al liceo siamo abituati a studiare tante materie diverse, e andarsi a specializzare poi sembra un pochino una perdita. Invece il percorso al Politecnico mi ha dato molto da questo punto di vista. Non sono stata, anzi, ho avuto la fortuna di essere molto sostenuta in questo percorso, quindi secondo me vale la pena provare, e soprattutto adesso poi negli anni ho visto sempre di più una partecipazione anche delle ragazze in questo tipo di attività, e quindi secondo me c'è anche sempre più sostegno anche da parte della società e di come viene vista la scelta di questo percorso. Assolutamente sì, e anzi mi sento di incoraggiarle e di dirgli di non essere spaventate dal fatto di non aver magari mai visto questi aspetti. Ho visto sia nel mio percorso da studentessa che poi da docente che spesso la differenza fondamentale tra i ragazzi e le ragazze che si avvicinano all'ingegneria è che i ragazzi hanno più esperienza pratica. Quindi mi viene da dire invece alle ragazze: non fatevi spaventare da questo,
perché si può studiare, si può partire anche da zero e poi sviluppare le competenze. L'importante è la passione. Io avevo una passione per la tecnologia, per la sua capacità di migliorare, secondo me, il mondo in cui viviamo, se utilizzata opportunamente, e questa è stata la grande spinta nell'intraprendere questo percorso. E poi si può costruire passo passo la competenza e andare avanti senza problemi. Io sono una ricercatrice da pochi mesi, e dopo aver fatto il dottorato, che comunque è un'attività di ricerca, e quindi mi piacerebbe poter continuare questo lavoro, che ha due aspetti secondo me molto, molto interessanti. Da una parte la ricerca, che mi permette di essere in linea con le più recenti novità, anzi proprio di costruirle, di essere attrice del cambiamento in questo ambito, e l'altra la parte di insegnamento. È molto stimolante avere a che fare sempre con i ragazzi e con gli studenti, che sono fonte di crescita anche per noi docenti. Credo che dipenda fortemente dall'ambiente in cui ci si trova a lavorare. Io nel mio percorso sono stata non soltanto al Politecnico, ma anche in altre realtà, e penso principalmente alla mia esperienza negli Stati Uniti. Venivo ad esempio da un ambiente molto collaborativo, il laboratorio di ricerca in cui lavoro e in cui ho deciso di rimanere, e mi sono trovata in altre situazioni invece in ambienti molto competitivi. Quindi credo che la differenza la facciano le persone, non è l'ambito, ma la vera differenza la fanno le persone. Per mia esperienza, dove ci sono ambienti collaborativi si raggiungono i risultati migliori. Il rapporto, come dicevo, ho la fortuna di lavorare in un ambiente molto collaborativo, e quindi non ho incontrato, diciamo, delle difficoltà, soprattutto nessuna difficoltà legata al fatto di essere una donna in un ambiente che fino a qualche anno fa era prettamente maschile. Ho notato un cambiamento in questo senso, un cambiamento per me positivo, nel numero di ragazze che invece si avvicinano con successo, con interesse e con passione a questo ambito, e quindi l'ambiente in generale sta diventando anche molto più omogeneo. Questa iniziativa, diciamo, di portare la nostra esperienza alle ragazze, sicuramente è importante. Quello che dico alle ragazze è di non esitare a contattare, a chiedere, a fare domande, perché la cosa più utile, secondo me, è proprio sentire l'esperienza di qualcun altro. Quindi vedere qualcun altro che ha intrapreso un percorso che a noi sembra magari non estremamente adatto a noi, o che possa presentare per noi delle difficoltà, vedere qualcuno che ce l'ha fatta, parlarci, sentire la sua passione, secondo me può dare la spinta decisiva. Sì, credo di sì, ed è anche la mia esperienza invece con non diretta, perché appunto io ho fatto il mio percorso al Politecnico e poi sono rimasta come ricercatrice, ma sicuramente indiretta attraverso i ragazzi che ho seguito nel percorso di tesi, e quindi poi li ho visti dedicarsi sia all'attività di ricerca sia all'attività di progettazione elettronica nelle aziende, ma anche ai più svariati ambiti. Io credo che la Forma Mentis, che dà una formazione ingegneristica, sia veramente un valore aggiunto per affrontare poi diversi tipi di problemi nel mondo, e quindi per eventualmente, se uno capisce che non è la propria strada o nel corso della sua vita matura altri interessi, quella formazione lì rimane ed è sicuramente un valore da portare per tutta la vita. Io insegno un corso di fondamenti di elettronica che viene offerto alla laurea triennale, ed è un corso di avvicinamento a questa materia, dove andiamo a vedere quali sono gli elementi di base dell'elettronica e scopriamo che molti di questi ce li abbiamo in realtà tutto intorno a noi. Se pensiamo allo smartphone, che banalmente abbiamo in mano per diverse ore durante la nostra giornata, bene, scopriamo che lì dentro ci sono molti sensori che ci permettono di interfacciarsi col mondo esterno. Andiamo a scoprire
quindi com'è possibile passare dal dito che schiaccia alcuni punti del monitor del nostro smartphone a un'informazione che viene inviata tramite un messaggio. Anche una funzione estremamente semplice come quella di variare di regolare la luminosità dello schermo del nostro cellulare ha in realtà una serie di operazioni contenute. Innanzitutto bisogna avere un touchpad in grado di capire qual è la posizione del nostro dito sul telefono cellulare e poi abbiamo bisogno di convertire questo segnale in un segnale luminoso che viene azzerato oppure alzato a seconda del segnale che noi stiamo dando al nostro cellulare. Se state pensando di iscrivervi a ingegneria, se avete anche solo un'idea, quello che vi dico è non abbiate paura. È un percorso molto interessante, molto affascinante e provate, perché poi potreste scoprire la vostra direzione anche strada facendo. Come ho fatto io, ho iniziato da una parte e ho proseguito in una direzione leggermente diversa. L'importante è iniziare e non rimanete fermi, quindi se c'è anche solo un'idea o un qualcosa che vi incuriosisce, non vi resta che provare.